E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Apple sta per dire addio ad un modello specifico di iPhone. Scopriamo insieme quale e perché. Attenzione, prima di iniziare il video andate su Instagram e seguitemi su Mirko-Zain. Ogni giorno tante novità in anteprima. Secondo le ultime analisi di mercato, Apple starebbe pensando di rimuovere appunto dal mercato stesso uno degli iPhone di punta degli Stati Uniti. Sto parlando di iPhone SE, ovvero l'ultimo smartphone Apple rilasciato con 4 pollici di dimensioni, creato per tutti gli amanti e nostalgici di iPhone 5 ed iPhone 5S. Dopo ovviamente l'arrivo di iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Infatti, secondo l'analista cinese, lo leggo ragazzi perché è impronunciabile, Pan Juatan, scusatevi, Apple aveva già previsto in passato di rimuovere questo specifico iPhone, che adesso ha fatto quasi un anno, ha compiuto quasi un anno. Questo perché, oltre gli Stati Uniti, questo prodotto non ha venduto praticamente nulla. Negli Stati Uniti, infatti, detiene il 5% delle vendite nazionali riguardanti smartphone e mobile. Una cifra veramente assurda per tutti i nostalgici, appunto, come ho detto prima, del 4 pollici di Apple. C'è un problema però, questa cosa si racchiude solamente, come ho detto prima, negli Stati Uniti, in territorio statunitense, mentre nel resto del mondo non è apprezzato. Ma sapete per quale motivo? Perché in America costa $399, ovvero praticamente nulla. Ci sta una versione da 32 giga con quel prezzo di iPhone aggiornato anche ad iOS 10 e presto ad iOS 11, ok, con quel prezzo si può fare. Ma se confrontiamo ad esempio con l'Italia, il listino prezzi di Apple per questo prodotto, ovvero iPhone SE, e partiamo già da un 509 euro, che sono praticamente 110 euro in più del modello che viene venduto in America. Ed effettivamente con 500 euro compro un SE, con 200 euro in più compro un iPhone 7, ed effettivamente sì, non ci sta, ecco, cioè metto più soldi e ho il meglio, invece di mettere meno soldi e avere il peggio, no? Che dite? Quindi, secondo questo analista, Apple starebbe dismettendo la catena di produzione che ingloberebbe in tutto il pianeta questo smartphone, tranne in India, ragazzi, perché in India effettivamente Apple ha aperto una nuova catena di fornitura per produrre smartphone Apple, ma in questo caso solamente iPhone SE, perché in India va fortissimo iPhone SE, ok? Non come gli Stati Uniti, però lì è attualmente lo smartphone Apple più venduto, e in questo caso Apple vuole investire su quella nazione per incrementare o smaltire al massimo tutte le restanti unità che hanno di iPhone SE. Ma c'è un'ultima cosa che volevo dirvi, ragazzi, e parla del fatto che mesi fa alcuni blog Apple italiani, di cui non faccio il nome perché mi schifa solamente nominarli per le fake news che dicono, hanno portato alla luce una fake news, appunto come ho appena detto, ovvero una notizia falsa inerente al fatto che Apple stesse per presentare un modello 2 di iPhone SE. Le immagini erano chiaramente un fake, erano chiaramente photoshoppate, sgranate e da fonti incerte, ma loro cosa hanno fatto? Hanno comunque pubblicato la notizia dandola come possibile. Io ragazzi ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione sia l'articolo che parla di questo abbandono di iPhone SE, sia il precedente articolo con la fake news di cui abbiamo parlato in maniera molto aperta e confermando appunto che si tratti di una novità davvero falsa. Quindi ragazzi, fatemi sapere, siete dei nostalgici? Vi mancherà iPhone SE? Fatemelo sapere ovviamente qui sotto con un commento, e io come al solito vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.